Oggi preparo con voi la pasta al forno all'ortolana. Una delizia. Facciamola insieme, iniziamo. E allora, per prima cosa, togliamo le estremità alle melanzane e le tagliamo a pezzetti. Una volta tagliate tutte, tagliamo le zucchine. E per finire, tagliamo i peperoni. Una volta tagliato tutto, ci spostiamo sui fornelli. E in una padella capiente mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, mettiamo un po' di cipolla tagliata piccola e dopo qualche istante mettiamo le verdure appena tagliate e a fiamma alta, mescolandole spesso, le facciamo cuocere per 15-20 minuti finché saranno belle dorate. A questo punto aggiungiamo la salsa di pomodoro, io ho frullato dei pelati, e regoliamo di sale, aggiungiamo qualche fogliolina di basilico e facciamo cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo, in una padellina mettiamo la pancetta, vi consiglierei quella affumicata, e la facciamo rosolare. Ora, visto che l'acqua bolle, la saliamo e facciamo cuocere la pasta per la metà del tempo di cottura riportato sulla confezione, in questo caso 14 minuti, 7 minuti. Bene, una volta scolata la pasta, la mettiamo in un contenitore capiente, aggiungiamo la salsa di pomodoro con le verdure, mescoliamo bene bene. Ora mettiamo gran parte del parmigiano, gran parte anche della mozzarella. Ora mettiamo la pancetta croccante con il suo olietto e mescoliamo tutto. Adesso versiamo tutto in una teglia sistemiamo come si deve, poi copriamo con la mozzarella ed il parmigiano restanti e facciamo cuocere per 30 minuti in forno statico già caldo a 180 gradi. Ed eccola qui, guardate che bella appena tolta dal forno. E allora guardate qui, se volete mettetela per qualche minuto sotto al grill in modo da gratinarla sopra, sperando di non ustionarmi, ma secondo me mi ustionerò. Assaggio con voi. Questa pasta è buonissima. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e io vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao a tutti!